Ragazzi, prima di iniziare questo video, sì, ho i capelli blu e volevo informarvi che sarò il 7-8 ottobre al Romix insieme a Robby e Jenny. Mi raccomando, venite, faccio questa clip anche perché appunto ho i capelli blu e voglio farvelo vedere perché altrimenti magari qualcuno non lo sa. Quindi ora lo sapete, ho i capelli blu. Ragazzi, allora penso di aver fatto una scoperta sensazionale, secolare, non so come pronunciarla. Fatemi mettere gli occhiali perché si parla di scuola. Sono caduti a terra, la scuola non mi vuole, ma va bene perché oggi dobbiamo essere aristocratici, non mi veniva la parola. Vi dico perché. Ho scoperto questa bellissima pagina che si chiama I Diari dei Bambini, che chiaramente vado subito a seguire. Ho aspettato di farlo davanti a voi. Tra l'altro so che la segue anche Carly, perché mi sa che anche lei ci ha fatto dei video, però vabbè. Praticamente mettono ogni giorno dei post con appunto le foto dei diari dei bambini, che presumo le inviano tipo i genitori, non ne ho la più pallida idea, o le inviano anche loro. E ci sono tipo attualmente 870 78 post su diari e cose, quindi secondo me nelle reaction ci possiamo divertire moltissimo. Oggi faremo una prova, vediamo che cosa succede. E io inizierei, raga, proprio dalla poesia del 22 settembre di Beatrice, che ci dice: ho passato una brutta giornata, che c'è? Non mi hanno fatto fare quello che volevo. Ciao e alla prossima scrittura. Vabbè, è una confessione, comunque ci sta, nel senso, a scuola non è che ti diverti, quindi ci sta. Poi abita a Desio, quindi comunque capisco che non è che sia la città più divertente del mondo, ci sta. Carlotta, 8 anni, vorrei baciare uno ricco. Ci sta, non. Già cresce male, secondo me, però, nel senso, alla fine ognuno. Carlotta ha scoperto il segreto del successo, raga, ci sta, ci sta, ci sta. Diario di Winnie the Pooh, eh? Quindi attenzione qua. Mamma, mentre ero qui su, mi è scappata la cacca e mi sono sporcata. Fine segreto, 26 settembre 2000. Ma io avevo 1 anno quando è successa questa roba. Com'è possibile che esisteva già Winnie the Pooh? Scusatemi. Cioè, io nascevo mentre lei faceva la cacca, tipo. Questa è una roba incredibile e poetica, aggiungerei, ma ci sta, ci sta. Poi c'è Michela, che ci delizia con un bellissimo messaggio. Completa le frasi usando il modo congiuntivo. Tutti credono che io sia felice. Questa è una risposta, ragazzi, che fa quasi riflettere, perché in un certo senso c'è quel messaggio di che tutti nei social, no, vedono che siamo tutti felici, quando in realtà abbiamo delle vite di. Sabato 18 settembre, Veronica, 6 anni. Oggi mi sono addormentata in chiesa. Veronica. Breve, coincisa, diretta e aggiungerei anche assonnata, visto che siamo in tema. Questa è la rappresentazione. Questo testo, ragazzi, veramente non lo so, mi rappresenta al 100%. Giulia, di 5 anni, che scrive semplicemente: io non voglio crescere. Ti capisco, Giulia, ti capisco, ti capisco. Se guardassi i miei per te di TikTok, sono solo robe nostalgiche che fanno vedere tipo i vecchi cartoni. Grande Giulia, raga, nei commenti. Attenzione ragazzi, qui abbiamo una confessione di Deborah, 8 anni. Parlo del mio compagno di banco. Io sono in banco da sola perché giovedì, cioè ieri, gli ho detto a Gabriella che si deve lavare i capelli perché puzzano di cipolle e la maestra Laura mi ha sgridata e mi ha messa al primo banco da sola. Perciò io non ho un compagno di banco. Fine. Ragazzi, ditemi tutto quello che volete, ma io sto con Deborah. No ai compagni che non si lavano. Tutto il bene, raga, però scusami, è stata pure diretta. Anche se a 8 anni non so come abbia trovato il coraggio di fare una roba del genere, ma complimenti a Deborah, bravissima. Poi io dico, mal che vada, ci hai guadagnato tu comunque. È vero che sei al primo banco da sola, ma almeno la puzza non la senti più, eh. Camilla, l'evento più importante della mia vita è stato la mia nascita. Qui i dubbi che mi sorgono sono due. O è tipo, non lo so, una vita tristissima e super noiosa. Oppure Camilla in realtà è Gesù. E quindi è giustificato il fatto che la sua nascita sia importantissima perché. Elena, 8 anni. Sono molto famosa, ma nessuno se n'è già accorto. Beh, cara Elena, tecnicamente se sei finita su questa pagina, se consideriamo che ha tipo 400.000 followers, in un certo senso, ora ce ne siamo accorti tutti, si può dire, secondo voi? Raga, io non riesco a non ridere. Praticamente dentro questo diario c'era obiettivi per settembre, idee geniali da trovare. Scorreggiare ogni minuto e basta. Cioè, in base a cosa questa qui secondo voi è un'idea geniale? Boh, vabbè, sarà una musicista adesso, non lo so, raga. Laura, 10 anni.
Prenditi un momento per osservare oggi qualcosa di piccolo. Che cosa hai visto? Le formiche. Oh, comunque sono piccole, non è che ha sbagliato. Certo, speriamo non le abbia viste a casa perché quello potrebbe essere un piccolo problema. Ma vabbè, cosa volevi fare da grande? Sempre Laura, come ti senti adesso? Volevo fare la veterinaria, la ginnasta, la maestra, l'insegnante di ginnastica. Adesso non so cosa fare, vedrò come andrà. Che mood questa bambina, comunque incredibile. Raga, la cosa divertente è che la ragazza ha commentato sul post di Instagram e ha detto che adesso ha 18 anni. E ancora sta cercando di capire e vedrà come andrà perché non sa ancora che cosa deve fare della sua vita. Ci sta, tempo al tempo, tempo al tempo. Ragazzi, attenzione perché si vocifera che Netflix sia stato inventato dopo questa confessione di Federica che dice: io devo fare la cacca, ma voglio vedere il film. Come faccio? Secondo me, da questo diario, Netflix ha detto: aspetta. Prendiamo i telefoni, così anche quando devi fare la cacca in bagno, Federica si può guardare i telefoni con il cellulare. Ottimo. Ringraziamo ragazzi Federica se ora possiamo vedere tutte quelle belle serie TV. L'invenzione è sua. Gianfrancesco, 9 anni. Carissimo diario. Del cavolo. Già arrabbiato lui. Oggi non sono andato a mare. Oh, ma che te frega a te? Vabbè, mo basta. Fine. Madonna, cioè. Arrabbiatissimo lui, eh. Effettivamente uno che si chiama Gianfrancesco, più che essere arrabbiato col mondo, non lo so, non lo so. E poi arriva Giulia, con l'amarezza che ci dice: comunque, questa è la vita. Gli uccelli volano, i pesci nuotano e io sono sempre in punizione. E nella pagina dopo, odio un poco, ok, tanto papà, che credo sia quello che l'ha messa in punizione, però non lo so. Qui abbiamo Giulio che. A cui viene chiesto di disegnare praticamente una sua foto. Io sono Giulio. Non capisco, è una patata con le gambe, tipo? Una barbabietola? Oh, Giulio, non lo so, cioè, se sei una patata dolce, non. Oh, questa sono io. Allora, se volevi ricreare una Winx, secondo me ti ci sei pure avvicinata, però. Insomma, non è che proprio. Ci sta, dai. Ginevra, 7 anni. Il maestro ha fatto una puzzetta. Bello questo cuoricino tipo della serie molto sus tipo, no? Pure la faccia del maestro secondo voi? Non lo so. Poi ci abbiamo qui Ilenia che scrive: mai l'avessi fatto. Con tipo il cuoricino in una relazione spezzata, no? Cara Ilenia, non so quante volte lo ripeterai ancora nella tua vita perché fidati che questa secondo me è solo la prima delle migliaia. Fidati. Sofia. Che fatica lavorare. Una di noi è Sofia. Una di noi. Viviana, 31 luglio. Caro diario, stamattina non è successo niente. Perciò aspetto oggi pomeriggio. Beh, comunque, lei puntigliosa, precisa, ci sta a prescindere comunque a aggiornare sempre il suo diario, anche quando non succede nulla. Brava Viviana, mi piace questa tua. Poi c'è Chiara che ci dice: di domenica i miei genitori a volte me la rovinano. Vabbè, dai, se è solo domenica ti puoi considerare pure abbastanza fortunata, eh. Miriam, 8 anni. Io qualche giorno me ne vado di casa. Me ne vado. Ancora Miriam non sapeva quanto costasse, quanto costano gli affitti a Milano. Per quello dicevo queste cose, perché. Chiara, 8 anni. Caro diario, oggi sono pentita di quello che ho fatto. Chiara, adesso tutti penso che vogliamo sapere che cosa hai fatto a 8 anni, soprattutto per, non lo so, per sentirti in colpa. C'ho un po' paura. Martina. Età 10 anni, segno zodiacale leone, segni particolari bella. Ci sta comunque. Rita, 6 anni, il mio cuore quando ti guardo. Un insieme di terrore, disgusto. Rita, una domanda, ma chi stavi guardando? Come stai ora? Diccelo perché ho paura in questa situazione. Chiara, che quasi confessa, quasi arrabbiata. Se Paolo non capisce la mia importanza, vuol dire che non mi merita. Io so fare anche gli gnocchi a mano e mia nonna dice che è utile per essere una buona moglie. Ci credo. Sì, sicuramente gli gnocchi sono buonissimi, però non serve quello per essere una buona moglie. Chiara, stai tranquilla. Federica, 9 anni. La mia vita è una pozza d'acqua. Non faccio altro che sudare. Ma come gli escono queste cose, raga? Come gli escono? Sofia, 7 anni. Lista dei desideri. Più pesci. Un telefono. Un vestito da ballo. Un fidanzato. Essere una fata. Un gattino e andare a Magix.
Comunque, cioè, ci sta, eh. Ah, poi ha scritto anche Elun Brava, che Elun era il suo cane e voleva che fosse brava. Veronica, 7 anni. Oggi è un giorno molto palloso. Mica solo oggi, cara Veronica. Consuelo, 10 anni. Sono certa che mi hanno adottata. Ciao. Ilaria, io non so le tabelline del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sì, perché quella del 10 è semplicissima, quella dell'1 pure. Però comunque sarà ora tipo oggi prof di matematica e insegnerà solamente la tabellina dell'1 e del 6. Ci sta, raga. Gaia, 9 anni. Sono io, troppo blella. Ci sta, eh. Ci sta, nel senso... Boh, Alessandra, tutti mi amano. C'è un problema però. Io non amo loro, ma un altro. Tutta la vita delle persone su un foglio. Camilla, 10 anni. Oggi non ho la voglia di fare niente, solo di piangere. Io commenterei che ho scritto io. Cioè, risponderei così, raga, perché letteralmente... Oh, cioè, voglio una maglietta con questa frase. Cioè, non lo so, raga. Ha creato tipo un trend, Camilla, cioè. Maddalena, 7 anni. Il momento più imbarazzante con le amiche. Quando mi tolgo le scarpe e mi puzzano i piedi. Ci sta. Anche a me capitava quando giocavo a calcio. Alba, che ci dice con tutta la franchezza del mondo: caro diario, sai che Claudia ha due buchi nel... Non lo so se... Domanda, ma questo qui è il cuore o il... Claudia? Chiedo. Danica, 7 anni. L'amore per me è due persone che si amano. L'amore non solo un maschio e una femmina. Possono essere anche altre persone, tipo due maschi e due femmine che si amano. Giusto. Una famiglia può dare amore anche il mio fidanzato, che lo amo e gli voglio anche bene. Secondo me l'amore è di tutti i colori. Ognuno può scegliere un colore diverso da un altro perché è il suo colore preferito. Il mondo ha bisogno di più Daniche, secondo me, raga. Caro diario, Giorgia, non ci crederai, ma oggi io ho fatto il tutto fare e mio nonno Tirchio, che è peggio di Paperonde e Paperoni, mi ha scucito solo 1,50 €. Capisci che avaraccio? Beh, almeno ho ricevuto qualcosa. Ti capisco, anche i miei nonni erano molto tirchi, tranne quelli dalla parte di mio padre. Non mi davano mai una lira, raga. Solamente quelli dalla parte di mio padre mi davano soldi. Gli altri mai, veramente, raga. Raga, poi arriva lei, Alessia, che chiede un favore ad Anna Montana. Cara Anna Montana, io ho un grande problema. Ho i pidocchi e sono preoccupata perché... Aiutami, per favore. Come dovrebbe aiutarti, Anna Montana? Elena, 9 anni. 2008, credo. Boh, non lo so. Ho bisogno di una vacanza a Los Angeles. A chi lo dice, anch'io ci vorrei andare. Modesta, però, modesta. La scuola è una rottura di palle. Come tutto, a parte il basket, non ne posso più della scuola. E poi non mi frega niente di storia, geografia, matematica, eccetera. Ma per fortuna c'è Facebook. I love Facebook. Ragazzi... Ci vediamo alla prossima. Io amo queste cose, giuro, amo fare le reaction a questi video. Fatemi sapere se ne volete altre. Ringrazio Diari dei Bambini per questo contenuto. E niente, ci vediamo alla prossima. Bacino gigante. Ciao a tutti.